Buongiorno a tutti, eh, oggi eh, siamo qui con Maria Giuseppina Muzzarelli per il secondo appuntamento dei seminari di storia medie medievale eh, eh, incentrati su, eh, a intitolati a proposito di un libro e eh, gli autori discutono una loro recente pubblicazione. Eh, incentrati appunto su eh, alcuni dei testi di riferimento dei corsi di storia medievale di questa università tenuti eh, dal, da me e dal professor Attilio Vaccaro, dal collega Vaccaro. Eh, tra l'altro eh, Maria Giuseppina Muzzarelli è stata indirettamente ispiratrice di questi seminari perché lo scorso semestre eh, mentre ecco, in pieno lockdown, eh, mentre parlavo eh, durante uno dei miei corsi di guardaroba medievale, di uno dei più famosi testi eh, della nostra ospite, eh, gli studenti mi hanno segnalato che avevano visto la professoressa Muzzarelli in un'intervista, erano stati favorevolmente colpiti. E niente, ho compreso che eh, faceva piacere comunque agli studenti conoscere, vedere, sentire la voce eh, degli autori di alcuni dei libri, dei testi che eh, vengono proposti loro durante i corsi. Eh, Maria Giuseppina Muzzarelli è ordinario di storia medievale all'Università di Bologna. E allieva di Ovidio Capitani, che tra l'altro era molto caro al nostro maestro, al maestro mio e di Attilio, il professor Pietro De Leo. e, e, e Maria Giuseppina Muzzarelli è definita eh, specialista della donna nel Medioevo. Io direi che è, è riduttivo: è, è specialista di aspetti eh, della ricostruzione di una società inclusiva. Del Medioevo che è molto più difficile, e quindi, dal, dagli studi sui Monti di Pietà, eh, sui libri penitenziali, e eh, sì, certo, anche sulla donna, tanto, ma sull'abbigliamento in generale, eh, è una ricostruzione che, come eh, vi dimostrerà anche oggi, in questo seminario, che è incentrato su uno dei suoi più recenti libri, è uscito proprio durante il lockdown, 'Le regole del lusso, eh, apparenza.' Eh, quotidiana tra medioevo e età moderna e eh, che ecco, dimostrerà sicuramente come eh, questa ricostruzione sia eh, debitrice anche eh, di fonti che è più difficile fare parlare eh, e non si tratta solo di fonti scritte ma anche di fonti iconografiche. Eh, lasciamo allora la parola a Maria Giuseppina Muzzarelli. Eh, io intanto cerco di condividere il mio schermo Ecco. Si vede? Sì, si vede, però Maria Rosaria li uso fra un po'. Va bene, io intanto ho condiviso. Va bene, quando è il momento, bene. Allora sentite, lo so che formalmente e cerimonialmente si comincia sempre con i ringraziamenti. E vi immaginate che anch'io lo farò perché così si deve, è educato e fa parte delle, delle regole. Eh, in questo caso ovviamente lo faccio, ma più che far parte delle regole fa parte eh, di, una, di una empatia, ecco, che è nata anche con Maria Rosaria, perché si occupa anche di alcuni temi, ho letto alcune sue cose, mi ha fatto piacere. Quindi, quando lei l'ha proposto, eh, partecipare. E ho un po' insistito, volevo venire di persona perché io ci tengo a vedere i luoghi, le persone parlare. E ho detto, ma dai, ci riusciremo, aspettiamo un attimo, ma poi vengo, anche se è lontanissimo il posto in cui voi siete. E va bene, e fate finta che io sia lì, ecco perché non è la stessa cosa parlarsi attraverso uno schermo, lo sappiamo tutti, e però se si doveva aspettare. Chissà quando, perché ci vorranno almeno sei mesi e passa, meglio far così. E poi vi minaccio di una visita personale, perché credo che si dovrà continuare a ragionare insieme, perché sono temi che hanno molte sfaccettature, non potremo che occuparci di alcune. Quindi, grazie a Maria Rosaria per l'invito, che è anche l'occasione di rivedere il collega Vaccaro e, e per me l'occasione anche di conoscere la collega di storia dell'arte, che non avevo mai conosciuto. Dunque, direi molto rapidamente di cominciare con la storia. Della storia, perché capisco che non è necessario che ogni volta uno spieghi perché è arrivato ad un tema, ma in questo caso credo che valga la pena perché è un tema che ha avuto una fase di notevole interesse e poi un lunghissimo periodo di silenzio. Adesso, diciamo così, è tornato di moda, vediamo il senso. Eh, non mi sono occupata di questo argomento che è relativamente di recente, che poi è un recente che rimonta quasi a vent'anni fa, ma sono arrivata a questo argomento attraverso la predicazione. Ho abbastanza studiato, molto studiato i monti di pietà e l'etica economica. Che era l'argomento, figuratevi un po', del corso quando io ho fatto l'università. Mi sono iscritta a filosofia pensando di studiare la filosofia greca. Il primo esame è stato storia medievale con Capitani, ha cambiato la mia vita. E da allora mi sono occupata del tema di quel corso, che era l'etica economica medievale. Bene, studiando questo argomento, e poi ho approfondito anche per la tesi I Monti di Pietà, ho molto utilizzato anche le prediche, in particolare le prediche. Tanto per fare qualche, qualche nome che ricorre poi nel libro, e adesso arriveremo anche al libro: eh, non so, di Giovanni da Capestrano, di Bernardino da Siena, di Bernardino da Feltre, e così via. E mentre scorrevo questo corpus di prediche. Eh, Tutte edite, alcune addirittura in volgare, quindi anche facilmente diciamo, leggibili e utilizzabili, mentre le scorrevo incontravo spesso prediche su eh, pompe, vanità, eh, limitazioni, diciamo così, degli eccessi e mi piacevano. E le mettevo da parte, pensando, beh, l'argomento non è quello mio, e poi non so, beh, occuparsi di abiti, di cerimonie, di feste, forse non è detto che sia apprezzato dal mio maestro che studiava tutt'altro, e ne ho raccolto un certo numero, un piccolo dossier. Poi sono passati alcuni anni, e pur continuando a mantenere i due temi, che erano i libri penitenziali, la penitenza da una parte e l'etica economica dall'altra, ho pensato di scrivere un piccolo saggio contro le pompe e le vanità. Da... Di storia della Chiesa in Italia, ovviamente sempre passando dal mio maestro, come si usava allora. Mi aspettavo che dicesse: Ma no, ma perché questo argomento? Invece ha detto: va bene, interessante, e poi se ne è occupato anche gentile, come dire, è un argomento che ha tutti i crismi per essere approfondito anche dagli storici, non proprio della vita quotidiana e della mentalità, ma dagli storici tour. Ecco, da allora non ho più abbandonato questo tema, l'ho seguito attraverso la predicazione che è ricca, fluente, piena anche di dettagli relativi alla quotidianità e ho cominciato a seguirlo attraverso la legislazione suntuaria. La legislazione suntuaria, per chi non ne sapesse proprio niente, è una parte del corpo statutario. Cioè, come saprete, tutte le città dal 200 in avanti si sono dotate per mettere in forma la convivenza di statuti, cioè di leggi, di norme che avevano e hanno, come tutti gli statuti, ancora adesso noi abbiamo lo statuto dell'università, lo statuto del nostro condominio, lo statuto di qualunque diciamo, gruppo che mettiamo in piedi e che vogliamo duri nel tempo, gli statuti hanno la funzione proprio di rendere durevole, stabile e possibile la convivenza. Quindi hanno una precisa funzione politica e sociale. Bene, all'interno degli statuti, ininterrottamente, diciamo, concepiti e resi pubblici dalla seconda metà del 200 in avanti, in tutte le città o quasi d'Italia e non solo d'Italia, sono comprese norme che vanno sotto la denominazione di suntuari. Quindi la prima cosa da tenere presente è che si tratta di leggi, di norme, di elementi ineludibili che non possono essere ignorati. Eppure posso assicurarvi che la storiografia li ha ignorati per secoli. C'è stato un momento, diciamo, di interesse eh, abbastanza accentuato per la produzione di leggi su questo argomento, fra 8 e Novecento, in concomitanza con una precisa fase della storia. Tengo a questo perché è un percorso, come avete visto il mio personale in poche parole, ma il percorso storiografico ha bisogno di essere messo in luce perché i temi hanno una storia e hanno una tempistica e hanno delle ragioni e, se possibile, vanno comprese. Fra 8 e 900, questo tema, il tema delle leggi suntuarie e della materia al quale si applicavano queste leggi, e quindi dei banchetti, delle feste, degli abiti, delle cerimonie, ha avuto un certo successo in una fase storiografica nella quale si stava cercando di corroborare la formazione dell'Italia. Come sapete, dal 1860, dal piano politico si è passato a quello culturale: come fare a costruire l'Italia unita? Quell'Italia che dal punto di vista politico era diventato un fatto, e che dal punto di vista invece culturale. Era ancora abbastanza um, traballante. Come fare a far sentire appartenenti all'Italia città, luoghi, mondi che fino a poco tempo prima facevano riferimento ad altre diciamo, unità politiche e quindi anche culturali? È partita, si è avviata diciamo, una storia di eh, valorizzazione dell'appartenenza nazionale contestuale a una valorizzazione dell'appartenenza locale, in modo che ci fosse modo di sentirsi parte dell'Italia unita e contestualmente parte dell'area precisa nella quale si viveva, che aveva risposto fino a poco tempo prima a sistemi di governo del tutto diversi. Questi sono fenomeni che sicuramente avete sentito trattare forse anche a lezione che hanno a che fare anche con tutto l'insieme, diciamo, eh, culturale e politico che va sotto il nome di neomedievalismo. Cioè, la storia del Medioevo è risultata funzionale fra 8 e 900, diciamo fra gli anni 70, 80 dell'Ottocento, gli anni 10, 15, non molto il 20, anzi prima del 20 e del Novecento. la storia del Medioevo è risultata funzionale a la conoscenza e l'appartenenza a un ambito diciamo locale mentre ci si avviava a far parte profondamente della storia dell'italia e quindi sono partite una serie di ricerche soprattutto promosse dalle deputazioni di storia patria nate in quell'epoca che erano organizzazioni appunto per valorizzare la ricerca per andare a sondare negli archivi e nelle biblioteche tutto quello che poteva servire a rendere meglio nota la storia, diciamo, locale, ma anche di grandi città o di grandi aree. È in quell'epoca che troviamo il maggior numero di studi sulle leggi suntuarie, sui banchetti, sulle cerimonie, sulla vita privata, sulla vita delle persone, ben prima della nascita delle annali. Noi tutti conosciamo il... E, e, sappiamo benissimo che è stata una fase molto importante, quella della storia che si è occupata molto di civiltà, di usi, di, di costumi, che va sotto il nome della nouvelle histoire, che è, conoscete meno ad alcuni di quelli che sono più prossimi a noi, diciamo l'ultimo diciamo, appartenente a questa storia forse potrebbe essere considerato le Goff, ma insomma questa storiografia francese ha ah, un importante antecedente in quella fase fra 8 e Novecento, in cui a fini di politica culturale ci si è avviati a promuovere questo genere di studi. E ci sono stati grandi studiosi che si sono occupati della vita quotidiana a Genova, a Firenze, a Venezia, volumi interi di Pompeo Molmenti su Venezia, volumi su Genova, volumi su anche noi per Bologna abbiamo frati. E molti di questi studi hanno preso eh, in considerazione proprio le leggi suntuarie. Leggi suntuarie che, come abbiamo detto, consistono in una serie di, di norme, di indicazioni che riguardano eh, aspetti diversi della vita quotidiana, ma prevalentemente il modo di vestire. Questa fase che ha dato vita e luogo a molti studi ancora molto utili. Eh, tutti vi dico mh, non, non facili ecco, da trovare perché sono passati moltissimi anni ma molte delle nostre biblioteche le hanno a questa fase è seguito un lungo periodo di mh, mancato interesse per questo argomento eh, diciamo che c'è stata una prevalenza di un interesse politico sociale ed economico eh, per una storia fatta più diciamo di della vita delle campagne, degli aspetti economici e soprattutto delle varie fasi politiche, anche di scontri copolitici eh, che hanno riguardato il medioevo. E negli ultimi anni, quando diciamo c'è stata anche una sottolineatura di una storia anche di genere, di storia delle donne, una ripresa di temi che riguardavano anche questi argomenti, una ripresa che in molti casi è stata una, una novità perché non erano frequenti ecco, gli studi che riguardavano anche le donne, bene è nata una, una nuova forma di interesse anche per questi aspetti e soprattutto è stata la scoperta dell'importanza dell della storia della quotidianità, della storia anche dei consumi. Anche se il cotè economico, cioè gli studi sugli aspetti legati alla storia economica abbastanza inspiegabilmente, secondo me, si è molto perso di vista. Sono pochissimi negli ultimi anni gli studi di storia economica legati all'epoca medievale applicati ad esempio al valore delle cose, alla quantità, diciamo, proprio monetizzabile di investimenti nell'uno o nell'altro aspetto della vita quotidiana. Per dire che in ogni fase ci sono presenze e assenze di temi. In questa fase è abbastanza presente il tema, ad esempio, della storia di genere e pochissimo la storia economica non solo dei grandi diciamo scambi dei, dei grandi mercati e mercanti ma anche della storia dei consumi poco presente questo era non una premessa ma un modo per inserire il ragionamento che cercherò di fare sulla nostra specifica eh, su questo testo specifico all'interno di un quadro storiografico nel quale da ultimo, io personalmente sono tornata più volte su questo tema delle leggi suntuarie, trovando più interesse rispetto alle prime cose che ho fatto sull'argomento. E abbastanza paradossalmente quest'ultimo libro che è stato intitolato le regole del lusso e che era diciamo in preparazione da un paio d'anni ho aspettato un po' a pubblicarlo perché ho atteso al mulino che potesse seguirmi come editor una persona della quale mi fido molto che doveva prima fare tutte le estrene natalizie poi finalmente quando è stata pronta ha detto è il momento e quindi è uscito un po' dopo rispetto a quando era già pronto ma tanto io non avevo problemi né di concorsi né di niente, ho potuto tranquillamente aspettare e quando l'abbiamo intitolato come saprete i titoli sono sempre scelti assieme alle copertine dagli editori magari ti chiedono se ti piace ma magari lo lasciano anche se non ti piace il titolo che è stato individuato per questo libro le regole del lusso sul momento non mi era piaciuto molto perché ho pensato ma le regole sembrerà una cosa molto arida mi piaceva di più il tema delle apparenze e così via Comunque ho lasciato le regole del lusso. Tenete presente che questo libro è uscito il, anche qua, il giorno 11 di marzo, o meglio il giorno 11 di marzo mi ha chiamato l'edito, la persona con cui lavoro al mulino, dicendo guarda è arrivato il pacco, ti lascio 4-5 copie del libro su un tavolino nel cortile della casa editrice perché noi abbiamo chiuso, non possiamo vedere le persone, c'è il lockdown e quindi si può andare a prendere lo mettiamo su un tavolino del cortile io sono andata a prendere sul tavolino del cortile questa creatura e ho detto vieni andiamo a casa qualcosa faremo insieme e l'ho portato a casa perché era chiusa anche l'università quindi è uscito in pieno come tutti noi oggi diciamo lockdown ed è uscito in un momento nel quale eravamo tutti chiusi in casa perché le regole erano vi ricordate l'hashtag stai a casa le regole erano se vogliamo salvarci dobbiamo rispettare le norme. Quindi le regole di cui si parla nel libro si sono abbracciate, aiutandosi per quello che hanno potuto, e cioè molto poco, con le regole che ci stavano confinando in casa. Quindi il povero libro non è potuto andare nelle librerie, non ha potuto essere da me accompagnato, come ho sempre fatto con gli altri nelle varie occasioni di presentazione. E per quello che ho potuto, ho cercato di difenderlo online. Ho aperto una pagina Facebook unicamente con questo scopo e ho cominciato a parlarne con i colleghi e con le persone. Come dire, il tema delle regole, che sembrava così lontano anche dagli interessi storiografici è stato reso meno lontano e più prossimo a noi dalla storia nostra, cioè dallo sviluppo diciamo, delle vicende che ci riguardano. Questo è talmente vero che adesso vorrei mostrarvi alcune immagini e Maria Rosaria gentilmente eh, ci aiuterà, eh, che mi sembra che in un certo modo parlino di quello di cui sta parlando oggi il nostro primo ministro Conte. Cioè l'immagine numero due. Che adesso vedrete, riguarda un banchetto. Bene, sono giorni nei quali ci stiamo interrogando se fra Natale e Capodanno potremmo mettere eh, intorno al tavolo di casa nostra quante persone e da dove possono venire. Maria Rosaria lo stanno vedendo in immagine grande, l'immagine numero due, perché io non la sto vedendo, eh. Vabbè, comunque vedi tu, io sto vedendo tutto il... il ecco, passa alla prossima. Ecco questa. E questa ed altre che adesso vedremo, ma soffermiamoci un attimo, è un po' come se stessimo parlando di, di casa nostra, dei nostri giorni. Dice il primo ministro Conte che possiamo essere fino a sei intorno al tavolo, ma no, forse fino a 10, conviventi o non conviventi, e ci, ci stiamo molto interrogando. Su come dovranno essere le occasioni di condivisione del cibo nei prossimi giorni. Ecco, eh, questa immagine, come vedete, è di un banchetto che ha un numero relativamente esiguo di persone, perché, se ben vedete, c'è una coppia, eh, diciamo che è quella significativa, diciamo i padroni di casa eh, al centro dell'immagine, e ci sono tre persone da una parte e tre persone dall'altra, giusto le sei di cui sta parlando Conte, che condividono un banchetto. Poi c'è un nugolo di persone che ha a che fare con la servitù. Devo dire che Conte non ci ha detto quante domestiche e domestici possiamo avere, sa benissimo che non ne abbiamo e che al massimo abbiamo qualcuno che sta qualche ora in casa a darci una mano. Ma. Chiaramente l'epoca è diversa e qui abbiamo un nugolo di persone che contribuiscono alla buona riuscita del banchetto e sono numerosi e stanno servendo, ponendo attenzione a cosa c'è e cosa manca. Ma guardiamo anche un attimo come è organizzata la tavola. Come vedete ci sono due. Vogliamo usare il termine che c'è nelle fonti e che almeno a Bologna adesso è molto corrente per i vari apericena attualmente sospesi ma che incombono su di noi, taglieri. Non so, Maria Rosaria, come si chiamano negli apericena eh, diciamo, i piatti collettivi che vengono serviti? Non ti sento, taglieri? Vabbè. Sì, il, il microfono era stato Taglieri, eh, taglieri ecco. Ci sono tre taglieri, ci sono tre taglieri che adesso andiamo un attimo ad esaminare che cosa, eh, cosa portano in tavola. Che come vedete, essendo tre con sei ospiti più la coppia, diciamo. Sono evidentemente ad uso di più di una persona e in effetti, come vedremo adesso dalle regole, era previsto che questi piatti fossero collettivi, ma non collettivi alla qualunque, che chiunque arriva ad afferrare questo o quel cibo che c'è sul tagliere, ma per due persone. Ecco, eh, non è che sia un, un argomento sul quale valga la pena soffermarsi a lungo, però è un argomento che intanto ci radica immediatamente alla nostra contemporaneità e al tema del numero, delle regole, dei cibi e anche della qualità dei cibi, della tipologia dei cibi. E poi ci fa capire come questa legislazione entrasse nelle case, mentre il nostro primo ministro dice non entreremo nelle case, dovete essere molto attenti, avveduti, mi raccomando, sei, massimo dieci. Non, non si capisce se sono conteggiati nel 6 o nei 10 gli elementi diciamo, eh, degli appartenenti alla famiglia, perché se una famiglia è numerosa di 4 5 persone e poi altri 6 diventano anche più di 10. Ma solo per dire che i conteggi che stiamo facendo adesso hanno una storia, hanno una storia motivata in una maniera diversa, ma niente è del tutto nuovo o poco è del tutto nuovo della storia, semplicemente molte cose le abbiamo dimenticate o non le sappiamo. Bene, la legislazione suntuaria si è prevalentemente occupata di abiti ed accessori e a questo torneremo, ma si è anche molto spesso occupato di feste e banchetti, quindi di funerali, molto occupata di funerali, di matrimoni, anche del carnevale, quindi di feste specifiche e di banchetti. Quando si è occupata di banchetti, che cosa ha detto? Beh, ha cercato di fissare... Eh, All'inizio, perché anche qui c'è un'evoluzione, eh, di banchetti se ne è occupata soprattutto alla fine del Medioevo e nella prima età moderna, quindi non a partire dal 200, quando esordisce questa legislazione, ma quando se ne è occupata l'ha fatto soprattutto per diciamo, stabilire limiti. Proporzioni. Ad esempio, a Faenza nel 1415 vennero consentite per un banchetto di nozze porzioni per due persone e questi sono taglieri per due persone, di sette libbre di carne. Sette libbre tenete conto che una libra e mezzo chilo. Quindi parliamo di oltre tre chili di carne, che diviso due fa che Maria Rosaria e Dio ci mangiamo un chilo e mezzo di carne. A banchetto, non so tu come sei rimessa. Penso che non arriviamo in fondo, nessuna delle due, ma neanche allora si arrivava spesso in fondo. Che dici, te te lo mangi un chile e mezzo di no, carta? Assolutamente, forse in un mese. Ecco bene, qual è uno dei punti che è talmente vero che noi oggi, certamente no, ma nemmeno allora ci riuscivano. Che noi abbiamo una fonte. e Adesso, dopo, poi vi faccio vedere meglio i libri di cui mi occupo. Ad esempio, questo. Questo che vi faccio vedere è il frutto di un lavoro che è durato anni, che abbiamo fatto molti anni fa. Per dirvi quanto è risalente per il mio interesse e il mio impegno, è uscito nel 2002, quindi quasi vent'anni fa. È la raccolta di tutte le leggi suntuarie, edite ed inedite, che siamo riusciti a trovare relative all'area della attuale distrettuazione geografico e politica dell'Emilia Romagna. Chiaro che nel Medioevo e nella prima età moderna non c'era l'Emilia Romagna, ma a voler fissare un limite nella raccolta di leggi suntuarie abbiamo fissato un limite che riguarda oggi le città che rientrano nell'Emilia Romagna e ne abbiamo ricavato un volume di quasi 800 pagine. Abbiamo avviato una ricerca e siamo stati anche un po' sostenuti dal Ministero mh, per le attività culturali, in Direzione Generale per gli archivi. Ho avviato questa ricognizione anche per altre regioni ed è uscito un analogo volume ancora più ricco di pagine per l'Umbria. Poi in parte è uscito in forma diversa un'analoga raccolta eh, per una parte della Toscana e buona parte anche del Veneto è andato avanti con il lavoro. Non tutti sono diventati eh, studi complessivi con questa forma e finanziati dal Ministero. Ma la ricerca è andata avanti, per cui quasi, anzi più di vent'anni fa, ho buttato una rete su tutta Italia per cercare di raccogliere, in un pescaggio che è stato abbastanza fortunato, tutte le leggi suntuarie, e anche solo quelle che siamo riusciti a organizzare in volume sono uno straordinario materiale, ricchissimo, diciamo, di spunti e di idee per lavori ad esempio anche relativamente ai banchetti. Bene, in questo volume di raccolta di leggi suntuarie per l'Emilia Romagna ci sono molte norme che riguardano proprio anche i banchetti e si trova ad esempio una testimonianza che a me è sembrata molto bella, relativa a Modena, della difficoltà e dell'imbarazzo che si trova davanti, davanti a quella gran quantità di cibi che vengono... Portati in tavola, ne vengono portati in tavola talmente tanti, come si può vedere da quello che abbiamo detto prima: dei tre chili e passa di carne che Maria Rosaria ed io dovremmo mangiare, che ritornavano dopo nelle cucine, e noi abbiamo questa bella testimonianza che vi leggo proprio nella fonte. Eh, imbandiscono uno pasto e la maggior parte di quelle vivande sono tornate alla cucina negli mastelli perché le persone erano sazi solo a vederle. E nel stare quattro ore a tavola, cose che non le faria la eccellenza vostra, eccetera, eccetera, questi stanno più di quattro ore a tavola, arrivano quantità tali di cibo che anche per robusti appetiti e per usanze diverse da quelle attuali sono talmente abbondanti da disgustare solo alla vista e alla fine tornano negli Ecco, già questa come testimoniano proprio le fonti, questa è una fonte modenese, testimoniano l'opportunità se non la necessità di un ridimensionamento, di un disciplinamento. Ecco che le leggi sontuarie questo scopo cercano di attuare: contenere, disciplinare. Andiamo avanti, vediamo un'altra immagine, sempre dei banchetti. Poi ovviamente cambiamo argomento: e in un'altra immagine vedete qualcosa di analogo che ha a che fare con è una ricca offerta. Vabbè, non ti preoccupare. Ad esempio, Statuto del Donnaio, siamo Siena 1343. Si dispone che nei bacchetti nuziali si offrano al massimo tre portate. Quindi non solo si entra nelle case e si va a vedere quanti invitati ci sono e fra l'altro si allude a un numero che è simile a quello indicato per noi oggi, ma si va anche a vedere quanta quantità potrà essere collocata di cibo sul singolo tagliere e quanti taglieri potranno essere portati. Allora, i taglieri che possono essere portati dice che sono tre, ma avete capito in che senso taglieri? Piatti collettivi ricchissimi di cibo. Allora, se adesso vogliamo un attimo vedere il sec la seconda immagine... Che in realtà è la numero 3, ed è esattamente questa. Qui vedete una testimonianza francese: le tre ricerche di du Duc de Berry. Vedete una tavola alta, molto alta, e vedete anche qualche particolare un pochino più da vicino. Bene, cosa dicono? Certo che l'immagine riguarda l'ambiente francese, adesso io leggo una, una, una testimonianza senese, ma per capire come funzionavano le cose va bene lo stesso. Nel 1343 si dispone a Siena che nei banchetti nuziali si offrissero al massimo tre portate. La prima portata era destinata ai lessi e si potevano mettere sul vassoio un unico tipo di carne lessa. Vitella o capone, castrato o capretto, quindi anche la tipologia di carne viene indicata. Ogni vivanda non poteva superare il peso delle sei libre di cui abbiamo detto. La seconda portata era invece di arrosti, e anche in questo caso si specificava quale tipo di arrosto poteva essere messa. Il capone, l'oca o lana tra arrosto da soli facevano una portata. La terza portata era i marzapani, diciamo così. Poi c'erano anche delle cose aggiuntive: c'erano confetti che venivano dati all'inizio e alla fine, c'era frutta che non era previsto limite per la frutta e così via. Ora, adesso andiamo avanti, vediamone ancora una di immagini che può essere utile, quella che segue. E dall'immagine che segue, non solo vedete di nuovo il numero delle persone relativamente contingentato. Qua ci sono addirittura due tavole, ecco però due tavole con un numero che è 2, 3, 4, 5 sì, è poco superiore. E poi vedete questi grandi vassoi o taglieri che vengono portati avanti, guardiamone ancora un'altra, e vedete che in uno di questi vassoi nell'immagine che segue, ecco, ci sono animali specifici, in questo caso pavoni o altre cose che poi vedremo. Ecco, diciamo che c'erano anche delle precise indicazioni su quali eh, volatili, diciamo così, potevano essere serviti. Una provisione bolognese del 1401 stabiliva che per ogni tagliere destinato a due persone, quindi come facciamo noi oggi nei nostri apericini, non potevano essere, esserci più di due pernici e un fagiano. E nei confronti invece dei, dei pavoni c'è una certa, diciamo, eh, resistenza ad accoglierli. Anche nell'immagine dopo, che è una delle ultime che vedremo su questo argomento, ecco, vedete di nuovo che c'è. Un banchetto con un numero limitato di persone, e poi vedete la credenza, ecco, la credenza da cui anche la formula servizio di credenza era il luogo nel quale si appoggiavano momentaneamente i cibi prima di portarli a tavola. Ecco, eh, vale abbastanza frequentemente il discorso sulle tre diverse tipologie di portate. E vale abbastanza frequentemente una, una certa chiusura nei confronti di pavoni o di fagiani, alimenti giudicati irritanti, diciamo non propri agli usi ecco, che si volevano un po' solidificare. Ecco, per concludere, su questo argomento dei banchetti, sui quali potremmo dire molte più cose, ad esempio, il contingentamento del numero degli invitati, specialmente ai banchetti nuziali, era dovuto soprattutto anche se non solo a motivi di ordine pubblico, di non avere troppe persone. Eh, troppe persone come diciamo noi oggi ecco, noi ci poniamo il problema si può andare al ristorante fino alle 6 e non alle 8 cioè, ma che cosa cambierà il virus gira alle 6 come alle 8 ma sono altre questioni connesse oggi e in qualche misura anche allora anche se per motivazioni diverse cioè l'assembramento riunirsi molte persone che oggi temiamo soprattutto per il contagio ovviamente e allora si temeva invece per motivi di ordine pubblico spesso erano gruppi che facevano parte Parte di una fazione che facevano parte di una categoria. Spesso stiamo parlando di banchetti alti, di famiglie importanti, stiamo parlando di quegli arroganti magnati che potevano essere ragione di conflitto con i popolani. Con quei popolani al governo, alla, diciamo nel 300 in particolare che avevano bisogno di difendersi e cercavano di difendersi dalla potenza e dall'arroganza dei magnati. Potenza e arroganza che si manifestava militarmente, ma anche dal punto di vista simbolico, dal punto di vista del mostrare con una mise en place così straordinaria come grandi banchetti. Voi direte, sì, ma grandi banchetti dentro casa. Sì, è vero, ma i legislatori entravano come anche dentro le case, persino nelle chiese. Anche se con qualche difficoltà e sostanzialmente si fermavano sulla soglia, ma comunque se anche la, il popolo, la gente non vedeva quello che accadeva nelle case, vedeva le preparazioni, vedeva le persone che arrivavano e in molti casi questi banchetti erano semi pubblici, cioè erano organizzati in maniera tale che la gente potesse assistere proprio per capire e far capire la potenza, il privilegio e così via. Quindi, come vedete, dentro a questa normativa e alla regolamentazione di questa normativa, stando anche soltanto al tema diciamo, dei banchetti, c'è un intreccio di ragioni, ragioni politiche, ragioni sociali, ragioni anche di mentalità, e cioè un tentativo anche di disciplinare gli usi e i consumi. Perché a fronte di questi mastelli di cibo che tornano nelle cucine, c'era la gente che aveva fame, che aveva bisogno, che aveva necessità, ma questo non era che uno dei tanti argomenti. Ma chiuso un attimo l'argomento, diciamo, banchetti, passando ad altro, e adesso andiamo a vedere una delle immagini che segue. Vorrei tornare al tema, diciamo, forse un po' più centrale nella, nel nostro, nello studio ecco, delle eh, apparenze e vite quotidiane, cioè al modo di vestire. Queste leggi, a partire dalle prime, che vi dicevo, sono del secondo 200, prendono immediatamente di mira il modo di vestire e prevalentemente, se non esclusivamente, delle donne. Andiamo avanti, lasciamo i banchetti. Maria Rosaria, vedi un attimo se riesci ad arrivare. Ecco, ti fermi un attimo a questo. Modo di vestire soprattutto delle donne. Ora, all'esordio, ad esempio, nella legislazione di fine 200 bolognese, ma questo vale per molte altre legislazioni, ci sono lunghezze degli abiti, lunghezze soprattutto degli strascichi. Ora qui questa immagine centrale di Paolo Uccello, eh, dove sarebbe San Giorgio il Drago e la fanciulla che è stata un po' tagliata nella immagine, ha una veste, una sopravveste con strascico. Ora la questione dello strascico diventa abbastanza significativa perché regolarmente lo strascico è preso di mira in questa legislazione. Anche lì verrebbe da dire, secondo i nostri criteri, ma cosa sarà mai uno strascico? E la lunghezza, ma quale lunghezza era? La lunghezza degli strascichi andava indicativamente da un braccio, meno di un metro, a eh, due terzi di braccio, mezzo braccio, un terzo di braccio. Bene, per legge, alle diverse categorie sociali erano concesse alle mogli e alle figlie, cioè alle donne, diverse lunghezze dello strascico. A dire il vero, forse noi non ci accorgeremmo nemmeno se uno strascico è due terzi o mezzo, perché poi è questione di 10-20 centimetri. Ma abbiamo un occhio allenato ad altro, non abbiamo questa attenzione a un particolare del genere. E poi anche a dire il vero, nessuno oggi va in giro se non di sera e in straordinarie circostanze con abiti con strascico. L'abito con strascico, invece, era uno degli elementi che caratterizzava la pomposità, l'eleganza, la cerimonialità, l'importanza. Se volete. Quell'arroganza di cui parlavamo prima, arroganza di quelle categorie, in alcuni casi tradizionalmente privilegiate i cavalieri, in altri casi invece di nuovi arricchiti, quei magnati a cui abbiamo fatto riferimento. A proposito di cavalieri, ho cercato di individuare dall'iconografia, ma usandola in una maniera strumentale, senza le necessarie competenze al riguardo, scene in cui è rappresentato qualcosa che richiama diciamo, il mondo cavalleresco e quindi il combattimento, in questo caso contro il drago, quindi c'è una certa eh, analogia nelle tre immagini, per vedere le donne sullo sfondo. O le donne che appartengono quindi alla categoria de, di moglie e figlie di cavalieri. E vedete, sono donne che, almeno nell'immagine, quella che riguarda quella di sinistra, San Giorgio il Drago, e quella centrale, sono donne vestite con una pomposità che richiama gli elementi contenuti dalle leggi suntuari quindi tessuti importanti preziosi broccato d'oro nell'immagine più in fondo questo broccato d'oro che rendeva il tessuto il valore del tessuto altissimo quindi voi capite che anche determinare la lunghezza dello strascico o determinare la larghezza massima eh, dell'abito all'altezza dei piedi Fino a fissare che il massimo era 8 metri, secondo la nostra diciamo, misura, cioè la, la, la circonferenza all'altezza dei piedi della veste massima consentita 8 metri. Voleva dire determinare un limite al costo di tessuti preziosissimi. Quindi si trattava di calmierare, diciamo, il costo di una veste che in più di un caso valeva quanto un appezzamento di terreno. Per cui non stiamo parlando di oggetti che, quando anche costosi, sono insomma relativamente alla portata di un certo numero di persone, stiamo parlando di oggetti costosissimi e che venivano indossati prevalentemente dalle donne. La legislazione suntuaria prende di mira queste vesti, le lunghezze, la larghezza delle maniche, l'ampiezza degli abiti all'altezza all dei piedi e la lunghezza anche dell'abito specificando che la donna poteva diciamo, coprirsi con un abito di una certa preziosità eh, calcolato diciamo, oggi diremmo a piedi scalzi, cioè non oggi diremmo con i tacchi allora non c'erano i tacchi come adesso a tallone allora c'era una sorta di piattaforma piattaforma tornata di moda adesso anche noi portiamo le scarpe con una piattaforma che poteva essere in alcuni casi alta fino a 50 cm, cioè parliamo di mezzo metro e noi queste scarpe le abbiamo dell'epoca ce n'è un paio al museo Correra a Venezia ce n'è un paio al nostro museo medievale a Bologna voi capite che 50 cm in più di tessuti per 8 metri di circonferenza Faceva una cifra enorme. Quindi bisogna anche le norme, leggerle contestualizzandole, cercando di capire come era fatto veramente questo abito, quanto costava questa, questa stoffa. Questo broccato in quale quantità veniva prodotto. Pensate che i tessitori in una giornata di lavoro ne facevano nemmeno 20 centimetri, perché era molto complesso da realizzare con l'oro che veniva intrecciato al resto del tessuto. Ecco, voi dovete pensare a tutti questi elementi per capire anche il senso di questa normativa, che se la applichiamo ai nostri magari anche costosi, ma straccetti attuali, non è paragonabile. Si tratta veramente di un'altra che va ecco, presa in considerazione. Eh, eh, Maria Rosaria, vai avanti un attimo, volevo farvi vedere un'altra immagine, sempre sul tema, quella successiva, sempre sul tema dei, dei cavalieri. Eh, vedrete nell'immagine che segue che ci sono altre rappresentazioni che cercano di capire qual era, non la vedo, riesci ad allargarla, ad allargarla, qual era diciamo l'ambiente cavalleresco al quale ci si riferiva, ma non tanto per, ah, cioè, sono, capisco perché anch'io con le immagini ho sempre la stessa difficoltà. Eh, Infatti, eh, ti dicevo sì, che era difficile condividere, ma è regolare. Ecco, qua vedete un altro caso. Un altro caso che ho cercato di contestualizzare come ambiente cavalleresco e vedete anche in questo caso delle donne che hanno degli abiti di notevole preziosità. Cioè vedete ad esempio nell'immagine sulla destra tutti questi ricami in filo d'oro e ecco, quei ricami in filo d'oro rendevano l'abito con un peso specifico di oro e le leggi sontuarie stabiliscono qual era il peso massimo di filo d'oro e di oro che poteva essere collocato sull'abito. Filo d'oro dove? E filo d'oro intanto intessuto nel broccato come abbiamo visto in alcune immagini di prima oppure applicato nel ricamo come vedete in questo caso ma anche oro che poteva essere nelle frange che poteva essere nei bottoni da quando nel 300 i bottoni fanno regolarmente parte diciamo, dell'abbigliamento ma che poteva essere in testa negli ornamenti che poteva essere nella cintura cioè L'oro poteva disseminarsi in moltissime parti ed ecco che le leggi suntuari arrivano a definire la quantità dell'oro in peso e quindi viene stabilito per categoria il peso, per categoria. Allora, non è da sempre che la legislazione suntuaria funziona indicando il consentito e il vietato per categoria. Le prime sono norme soprattutto generalizzate, cercano di contenere i materiali preziosi e cercano di contenere le importazioni di questi materiali. E già questa è una delle finalità delle leggi sottuarie contenere le importazioni, evitare che patrimoni notevoli venissero investiti in tessuti o materiali, penso le perle ad esempio, che vengono da fuori, costano molto e oltretutto che non durano, perché come saprete con le, le perle non sono eterne, mentre l'oro non si deforma, la perla sì e quindi perde anche valore. Quindi una delle finalità è certamente questa e soprattutto le prime leggi suntuarie fra 2 e 300 cercano di limitare le importazioni, diciamo di proteggere le economie cittadine. Ma ben presto diventa un po' diverso il tipo di intervento. Ben presto l'intervento cerca eh, di modulare il consentito a seconda della categoria di appartenenza e lasciando notevoli spazi a... Cavalieri e a dottori. Perché cavalieri e dottori, e queste sono immagini che riguardano i cavalieri, presto arriveremo dai dottori, intanto sono pochi in città, perché anche nelle città principali i dottori si contano sulle dita di un paio di mani o poco più. Sono pochi. E danno grande prestigio alla città, i dottori in giurisprudenza, in diritto, i dottori in medicina e ci arriveremo. Ma anche i cavalieri sono abbastanza pochi hanno una tradizionale diciamo, ehm, eh, forma di cultura e di privilegio e di importanza che mh, è favorevole a tenere alta la nomea della città. Quindi non sono i cavalieri e i dottori l'obiettivo della legislazione sutuaria, l'obiettivo sono soprattutto i grandi magnati. Quei, quella gente nuova dai subiti guadagni di cui parlava Dante, per capirci, cioè gli arricchiti e che diventano ben presto potenti, potentissimi e in qualche caso riescono anche a diventare cavalieri, per cui l'antica cavalleria subisce delle profonde modificazioni. Quindi, ai cavalieri e ai dottori, anche nel Trecento, continuano ad essere fatte. Ad essere, ad essere oggetto di, di privilegio, fatte concessioni, le loro donne possono mettere più cose, non sono loro l'obiettivo polemico, certo vanno limitati, ma non sono loro. Quello che veramente va contingentato è il tipo di consumo e l'arroganza, l'atteggiamento conseguente di quelle altre categorie, di quegli uomini nuovi e subiti guadagni per tornare di nuovo a Dante. Qui vediamo una rappresentazione di tipo di eleganza, diciamo così, di donna di cavaliere e andiamo avanti, ne abbiamo ancora una che possiamo vedere, altra immagine eh, che, nella quale vedete a sinistra questa donna, diciamo così, di ambiente cavalleresco, supponiamo che sia la dama diciamo, di riferimento di, di, di almeno uno di questi cavalieri al seguito del re e così via. Ecco, vedete che questa donna ha almeno tre cose significative. Ha questo abito che è tutto in tessuto d'oro. Vedete questo bellissimo ricamo tutto in filo d'oro e ha anche una nuova foggia perché siamo ormai arrivati con il 300 alle nuove fogge della moda che ormai è nata. È nata la moda, è nata la moda, adesso vedremo su per quale ragione possiamo dirlo. La moda nasce proprio fra 2 e 300 e nel 300 è decisamente ormai affermata. Quando si manifestano insieme almeno quattro cose. Una nuova forma di abbigliamento che rende molto distinguibile il modo di vestire degli uomini dalle donne. Gli uomini, la moda nasce sul corpo degli uomini. Gli uomini indossano dei farsetti che assomigliano alle nostre giacche attuali, sono una forma di proto giacca e farsetti, diciamo così, su misura, cuciti, eh, che sono proprio... Attillati e aderiscono al corpo, magari anche con delle imbottiture, con una serie di aggiustamenti della reale proporzione del corpo, ma molto legati alla forma del corpo, con gambe del tutto in vista, le vedremo bene in altre immagini dopo. Quindi la moda cambia la visibilità del corpo dell'uomo e della donna. La donna invece è molto più coperta, ma anch'essa ha anch un abito attillato, come vedete lì. E qua c'è il tema delle scollature che servono anche a datare perché eh, all'epoca di Giotto sono ancora alla gola e poi lentamente nel giro di un trentennio si abbassano molto di più e diventano, come in questa cipriana, eh, anche molto seducenti, molto belle. Poi di nuovo nel 400 ci sarà un cambiamento e così via. Per dire che la moda serve anche a quello. Quindi, intanto la moda nasce quando c'è questa differenziazione uomo-donna e questa nuova forma sartoriale del modo di vestire. E poi nasce quando appunto le leggi suntuarie cominciano a occuparsi di modo di vestire in maniera sistematica, vuol dire che è un tema centrale, che è una questione importantissima. E poi nasce quando le botteghe artigiane in epoca comunale diventano numerosissime e offrono molto più materiale rispetto a prima e almeno un 30-40% delle botteghe artigianali di una città si occupa di oggetti della moda dalla dal diversa forma delle calzature ai tessuti, alle borse, alle cinture, c'è cioè una grandissima serie di specializzazioni artigianali legate a questo. E infine nasce in quest'epoca quando cioè, i predicatori dedicano intere prediche, quando dico predicatori dico i comunicatori, dico la televisione di oggi, se tutte le trasmissioni televisive o quasi dedicassero una parte del loro ragionamento al modo di vestire capireste che è veramente importante ed è veramente importante perché era un modo per comunicare era un modo anche per produrre ricchezza ma era anche un modo per governare quindi governare le apparenze era tenere sotto controllo certe categorie politiche e sociali promuoverne alcune sacrificarne altre e cercare di tenere nella differenza perché queste norme sono gerarchiche e differenziate, tenere insieme una collettività. L'ho detta un po' in fretta, ma questo è l'insieme delle ragioni che stanno dietro a questa produzione durata secoli di norme suntuarie. Durata ben oltre l'epoca di cui oggi ci possiamo occupare, perché si è continuato a produrre leggi suntuarie fino alla fine del Settecento. Certo, ancora nel Cinquecento numerose, molto meno nel Seicento, ancora meno nel Settecento, però l'idea di normare le apparenze, diciamo così, è stata ritenuta valida e riproponibile fino alla fine del Settecento, e in tutte le città d'Italia, d'Europa e non solo. L'ultima produzione di testi riguarda proprio il confronto anche con altri paesi, con la Cina, con il Giappone, e con altri paesi anche dell'attuale dell dell America, perché con differenze esistono strutture di norme che vanno nella stessa direzione. Quindi non è per così difendere un tema che a me è caro, ma è un cardine proprio della regolamentazione della convivenza. Ma torniamo un attimo alla questione delle, dei cavalieri. Dunque, non erano i cavalieri ecco, o i dottori. Andiamo avanti e vediamo alcune figure. Eh, eh, beh, vengono dopo. Ecco, L'immagine che ho messo adesso è un'immagine a cui tengo, è una bicherna di Siena. Saprete forse cosa sono le bicherne? Le bicherne sono delle tavolette di legno che facevano da copertina a una raccolta di documenti. Erano copertine dipinte e spesso rappresentavano nel dipinto il contenuto dei materiali ai quali si applicavano come copertina. Questa è la bicherna senese delle leggi. Adesso si legge male, ma c'è scritto provvisioni contro le donne, eccetera, eccetera. Quindi le, i provvedimenti suntuari finivano a far, far parte di, una, di un insieme, diciamo, di un libro. E questa è la copertina. E qual è la copertina? È una donna talmente rilucente di fili d'oro che sembra sfidare il sole. E riluce come il sole e ha questo bellissimo. Uh, stabilissima, bellissima veste tutta intessuta d'oro, e ha oro in testa, e ha oro anche nei ricami nell'abito sottostante. Questa è l'immagine sfolgorante di quel lusso che si cercava di disciplinare, limitandolo soprattutto per categoria, ma anche limitandolo nel suo insieme, in quanto anche a quelli a cui si concede di più si pone un limite di peso, di numero, di lunghezza. Ecco un altro tema su cui voglio richiamare la vostra attenzione. Tutto questo insieme di leggi è sostanzialmente incentrato sulla misura, quanto, quanto lungo, quanto largo, quanti pezzi, quanto peso, quanto costa, e il quanto che è molto al centro del nostro argomento. Andiamo avanti, vorrei mostrarvi adesso altre due o tre immagini che riguardano come erano effettivamente vestite quelle donne alle quali si applica questa legislazione. Già abbiamo visto nell'immagine della Bicherna questo sfolgorare di oro, ma c'erano anche pellicce, pellicce che erano soprattutto all'interno, perché non si poteva portare esternamente la pelliccia. Anche questo sarebbe interessante. Se tutti usavano la pelliccia, uomini e donne, persino d'estate, eh, non ci faccia sorridere, anche noi oggi abbiamo i piumini estivi, che non, non, non ho chiarissimo se proprio sono necessari, però sono prodotti e li portiamo leggeri. Lì si portava la pelliccia sempre, anche perché, come è noto, non c'erano riscaldamenti. Addirittura la pelliccia si usava per foderare le stanze, per tappezzarle. Bene, questa ricchissima offerta di pelliccia eh, che riguardava vari animali, era sempre all'interno sostanzialmente per un fatto di mentalità perché secondo la mentalità dell'epoca, in gran parte sostenuta, guidata dai predicatori, eh, bisognava mantenere delle nette distanze fra uomini ed animali e portare la pelliccia all'esterno in qualche misura, se non azzerava, riduceva un po' queste distanze, all'interno invece si poteva. Bene, le norme stabiliscono anche quanta e quale tipologia di pelliccia si poteva usare e stabiliscono anche, ancora più così, curioso, a quale livello poteva essere mostrata esteriormente la pelliccia, cioè se si potevano fare diciamo, dei risvolti di manica, oppure se poteva affacciarsi intorno al collo o intorno al berretto, stabilendo quante dita di bordo poteva essere esibito. E voi direte, ma incredibile, eh sì, incredibile, però è andata così, vai avanti Maria Rosaria. L'immagine che viene dopo... Eh, cerco di immaginarmela, ecco, vedete il tema della, della larghezza delle maniche, vedete la larghezza delle maniche. Vedete nell'immagine di sinistra, queste sono trecentesche, ricavate da Taquina Sanitatis, eh, e quindi siamo di ambienti diversi da quelli cortesi, diciamo più, più correnti, anche se chiaramente sono aree del privilegio. Vedete bene, soprattutto nell'immagine di sinistra, la larghezza dell'abito, quindi l'ampiezza e quindi le braccia e braccia di tessuto e addirittura come le maniche. Fossero quella verde eh, rivoltata, sarebbe la parte interna dell'abito in rosato. Quindi sono tutti doppiati, foderati. E c'è un risvolto di questa manica che fa vedere la manica sottostante, anch'essa ampia e frastagliata. Bene, c'erano. Grandi sciupì, sciupì anche vistosi, che avevano la finalità proprio di affermare ricchezza, potenza e così via, e ne parlavano i predicatori e ne normavano i legislatori. Andiamo avanti, vediamone ancora due o tre che danno l'idea della, della ricchezza e della modalità di abbigliarsi. <coughs> Sempre di frastagli eh, parla l'immagine che viene ora, come vedete, frastagli che corrono sia lungo, diciamo. La manica, che poi non è una manica, è un'enorme fenditura che arriva fino a terra e che riguardano anche l'abito, diciamo così, la coda dell'abito soprastante, i frastagli sono anche nell'altra manica e di questi frastagli parlano molto i predicatori abborrendo lo spreco di, di, di tessuto rovinato, tagliato quando la gente muore dal freddo. Andiamo avanti. Ma questo è un argomento che non posso trattare. Nell'immagine che segue dovremo vedere altre rappresentazioni, quando le vedremo, non è importante. Altre rappresentazioni che fanno capire come, vedete, qua gli abiti maschili e femminili, e gli uomini hanno questa fortissima diciamo, visibilità del loro corpo, le donne hanno questi abiti aderenti, molto oro, ricchezze. Avanti, altre immagini che vi fanno capire quali erano gli usi sui quali interveniva il legislatore e con quali scopi, quindi limitare in sostanza gli sprechi, limitare le importazioni e rappresentare per categoria, con alcune eccezioni fatte ai cavalieri e ai dottori perché sono pochi perché danno prestigio. Ecco, poi qua cominciate a vedere anche uno dei temi che riguarda i colori, i tessuti, le rigature, molto oro. Andiamo avanti. Colori, tessuti e rigature che ho rappresentato mettendo insieme qui tre immagini. Tre immagini nelle quali si vede, come vedete, abbastanza bene lo scaccato a sinistra, il rigato a spina di pesce in mezzo, ancora il rigato a destra. E voi mi direte, eh sì, vabbè, no, eh sì, vabbè. Cioè, questa è una grande abilità anche sartoriale, perché andavano costruiti questi abiti in modo che potessero determinare questi effetti scenici. Abiti che sono rappresentati con fatica dall'iconografia. Cioè io ho fatto molta fatica a raccogliere queste e le immagini che seguono. Vai avanti Maria Rosaria, perché anche nell'immagine che segue vedete molte righe. E mi sono quasi accanita a cercare queste regole. E sapete perché? Perché c'è un altro tema, eh, del quale voglio dire qualcosa, poi cercherò di andare più rapidamente possibile. L'altro tema di cui voglio dirvi qualcosa è quali sono le fonti che si intrecciano con le leggi suntuarie. Le leggi suntuarie sono questo elenco di proibizioni, concessioni e così via. Poi ci sono le prediche, e l'abbiamo detto. Ma. C'è l'iconografia, l'iconografia che è un po' l'occhio di questa storia. Sapete bene che l'iconografia non è sempre e del tutto veritiera, esattamente come le foto oggi. Non parliamo poi da quando esiste Photoshop, che forse riesco a diventare bella anch'io. Si può togliere questo, aggiungere quell'altro, cambi un colore, cambi quell'altro. Uno che mi vede solo attraverso un'immagine photoshoppata dice, ah ma guarda questa signora, poi vede dal vero tutta un'altra cosa. Questo vale anche per la nostra epoca, nel senso che nel ritratto potevi scegliere come farti un po' aggiustare e con quale abito farti rappresentare. Ma non è detto che dall'iconografia tu riesca a cogliere tutto quello che veramente era in giro per le strade. Allora noi disponiamo di una fonte straordinaria, della quale dirò ancora due parole alla fine del discorso, che si chiamano le leggi denunciate. Chiediamo di cosa si tratta. Quando esce una delle norme, dei corpi di leggi suntuarie che uscivano spessissimo. E anche questo è un tema sul quale bisognerebbe riflettere. Vuole dire che erano di scarso rispetto se venivano perennemente rinnovate? Sì, può anche esserci questo, ma può anche essere che fossero talmente importanti per i legislatori che continuamente vengono aggiornate e riprodotte. Chi possedeva uno degli abiti che la normativa proibiva? Voi pensate che l'avrebbe messo in un cassone e dimenticata? Certamente no. Specie se era un abito molto bello che era costato come un appezzamento di terreno e voi pensate davvero che questo non se lo sarebbe più messo. Il legislatore sa che deve fare delle leggi in tutti i tempi, accettabili, ricevibili e quindi cerca anche di predisporre diciamo, delle vie di fuga. Una delle vie di fuga era questa. Entro due giorni portate a denunciare tutte le vesti che avete già e che sono contra le gemme, e noi le eh, segneremo, le registreremo. Ci metteremo sopra un segno di riconoscimento, un bollo, e voi potrete continuare a portarle. <coughs> Questo è un modo intelligente, fattivo per far sì che la gente non rifiutasse la legge e pagasse. Perché non sempre è chiarito, ma è certo che questa registrazione comportava un pagamento, una sorta di tassa. Sul pagamento tornerò a breve. Bene, noi abbiamo due fonti che contengono tutte queste registrazioni. Una piccola che abbiamo pubblicato qualche anno fa, bolognese, con 200 e passa registrazioni, del 1400. E una enorme che è uscita da poco in pubblicazione, che contiene oltre 6.000 registrazioni di abiti fiorentini. Oltre 6.000! <coughs> La ricerca che contiene questi 6.000 capi è straordinaria, perché li descrive uno ad uno e ci indica i colori, i nomi delle persone, le famiglie delle donne. Quanti capi ognuna di queste persone ha portato a denunciare? È una ricchezza documentaria straordinaria. Leggendole bene, e io ho scritto anche qualcosa su questo, leggendole bene, si scopre che la maggior parte di queste vesti non solo erano colorate, ma multicolor. Avevano 5, 6, 7, 8 colori al loro interno. Erano abiti con, con righe, spessissimo righe, verticali, orizzontali, trasversali, di colore diverso, addirittura con righe dentro alle righe e ancora non ho capito come funzionassero. Quindi abbiamo una, diciamo, una finestra sulla verità, è come se noi aprissimo realmente una finestra e vedessimo passare queste donne abbigliate così riccamente mentre vanno in chiesa, perché dove altro potevano andare. Esibivano tutto questo ben di Dio andando alla Chiesa la domenica. Ed è talmente vero che lo esibivano in questa circostanza che i controllori del rispetto delle regole le aspettavano alla porta delle chiese e lì cercavano di verificare lunghezze, larghezze, eccetera, eccetera. Bene, dall'intreccio delle fonti, quindi le prediche per un verso, le leggi suntuarie al centro e queste vie di fuga, come ad esempio la registrazione degli abiti già posseduti ci restituiscono informazioni che prima non avevamo. E allora sono andata alla caccia delle righe e cerca che cerca, nella iconografia ne ho trovate un certo numero, ma non poi neanche tante tantissime. Andiamo avanti, Maria Rosario. Nelle immagini che seguono ho cercato invece di mettere a punto un altro tema, ecco, la veste di quindi non solo le righe, ma frequentissimamente le vesti erano metà di un colore metà di un altro, con buona pace di desigual che negli ultimi anni nelle boutique ci sta proponendo cappotti e vestiti metà di un tipo e metà di un altro e tutti a dire Wow, che originale, aspetta che me ne compro uno, è talmente originale che nel 300 era comune". Però per dire che ancora una volta molto di quello che noi non sappiamo ci appare nuovo. Per carità, va bene lo stesso, però la veste d'imidiata è perennemente presente nelle 6.000 registrazioni fiorentine, è presente anche nelle 200 registrazioni bolognesi, è abbastanza presente nell'iconografia. Se allenate l'occhio e andate a vedere queste immagini facendo caso a questo, scoprirete che ce ne sono moltissime. Vesti di immediate moltissime, righe un po' meno, però in questo caso addirittura metà riquadre, metà intintunita. Cioè è una ricerca da fare che è anche appassionante, ecco. però mossi appunto dalla spia ecco, della legge suntuaria che questo vieta e quindi vai a cercare che cos'è. Il tema della denuncia, della registrazione e quindi anche del pagamento ci introduce una questione molto importante nelle leggi suntuali, che sono fatte per contenere le importazioni, come abbiamo detto, per governare in città distinguendo e cercando di tenere a bada gli arroganti magnati, ma sono fatte anche per far cassa, come oggi si direbbe. Perché? Perché ognuna di queste proibizioni, non più di tanti bottoni, non più di tanti capi, non più di tanta quantità di tessuto, era accompagnata da una multa per chi disattendeva la norma. Dunque, non è che possiamo dire che quindi non valevano niente, perché insomma le multe erano un buon deterrente, e comunque ragionevolmente il legislatore doveva prevedere anche come muoversi in caso di mancato rispetto. Multe. Molte talmente frequenti e anche abbastanza impegnative da far pensare che forse siano state quasi all'origine di questa legislazione, come una sorta di tassa sul lusso. Vogliamo parlare di una specie di patrimoniale? Ecco, che ha un suo senso, ha un suo senso perché. Se questi ricchi, vanagloriosi volevano a tutti i costi mostrare la loro potenza, che almeno pagassero e che pagando sostenessero spese a vantaggio della collettività. E noi sappiamo che queste multe assomigliavano anche non solo a certe forme di tasse sull'uso di cui si parla oggi, ma anche alle tasse di scopo di cui si parla oggi. Perché alcune di queste norme prevedevano che la tassa su queste, sulle code, cioè sugli strascichi, si chiamavano le code, andasse a vantaggio, non so, dell'ospedale dei bambini abbandonati oppure del Monte di Pietà e che quindi la ricchezza di questi vanagloriosi sostenesse una buona causa cittadina. Anche questo è un tema importante perché cominci a pensare che dietro a queste leggi ci fossero un ventaglio di ragioni e molte possibilità per governare. Perché anche questo è un modo di governare, utilizzare le entrate che ricabitano a certa parte per, non so, lastricare le strade, lastricare le strade, non lo dico a caso, immaginate quegli strascichi in strade non lastricate, ma cosa avranno portato a casa queste donne nei loro strascichi di tutto? E, insomma, anche questo è un argomento che entra addirittura nelle predicazioni di Bernardino da Siena. Di questo parlano, perché era la vita, perché era l'esperienza di tutti i giorni. Andiamo avanti Maria Rosaria, e arriviamo adesso all'altra categoria di cui voglio dire due parole, che assieme ai cavalieri erano così abbastanza eh, privilegiati. Se proprio si dovevano fare delle eccezioni, le facevano per i cavalieri e per i dottori. I dottori che compaiono anche in queste immagini, come vedete, con abiti tutti percorsi all'interno di pelliccia. li vedete il signore in rosso che è al centro dell'immagine senese di Santa Maria della Scala? È... E guardate le pareti, sono tutte foderate di pelliccia. La vedete? È il vaio, il petit gris, metà bianco e metà grigio, che fa questo bel effetto. Bene, Lì la pelliccia c'era e l'abito dell'uomo è molto ricco perché è questo bellissimo tessuto rosso dove anche il colore aveva molto valore, perché era anche difficile arrivare a un colore rosso intenso, molto costoso, era l'emblema del medico, poteva essere anche il blu, come vedete nell'altra immagine. E in tutte e due le immagini vedete questo affacciarsi della pelliccia che è il segno del privilegio perché soltanto un pochino, ma fa vedere la ricchezza del tessuto e della doppiatura della fodera. Un'altra immagine che viene dopo, e parliamo di cavalieri e dottori come categorie spesso esenti, il rosso. Vedete le rappresentazioni in entrambi i casi di Cosma e Damiano di questi tessuti preziosissimi proprio perché anche il colore entrava a far parte del nostro ragionamento e qualche altra cosa dirò dopo. Avanti, questo riguardava le due categorie esenti e questi sono i dottori in giurisprudenza. Anche qui vedete molto rosso, ricchezza di tessuto, molta pelliccia, certo molta meno vivacità rispetto a quello degli abiti delle donne. Ma in quanto dottori, ora in medicina, ora in diritto, perché i giovani invece di altro ambiente, soprattutto i giovani, anche loro erano fantasticamente abbigliati in molti colori e anche con delle curiose forme di accessori, veramente curiosi. Per cui il mondo è molto diciamo, variegato. Queste sono alcune categorie esenti e questi sono i gruppi diciamo, più significativi in città. Considerati all'interno della legislazione suntuaria, ma meno diciamo, disciplinati rispetto ad altri gruppi. Due parole sul fatto che si parla quasi sempre di donne. E le, le leggi suntuarie, diciamo, la stragrande maggioranza riguarda come vestono le donne, donne che quindi sono la vetrina di esposizione del privilegio della famiglia. Escono vestite come dei fetici per rappresentare la ricchezza e la posizione di padri e mariti. E gli uomini? Gli uomini vestivano anche loro, come vedete anche solo in queste immagini, con abiti costosissimi, degli uomini non si parla quasi mai. In parte forse perché prevalentemente erano meno vistosi, ma poi perché il disciplinamento va sul diavolo diciamo il più debole e per più debole intendo dire quello che viene usato strumentalmente ma non ha una sua forza diciamo di opposizione e anche politicamente non ce l'ha anche se di qua e là si trovano anche tracce di una resistenza delle donne anche consapevole con la famosa orazione di Nicolosa Sanudi che dice ma non abbiamo nient'altro per poter comparire sulla scena sociale lasciateci almeno le vesti e l'ha scritta una donna di quell'epoca per cui la consapevolezza l'avevano, diciamo, di una certa marginalità. Comunque, fatto salvo che ci sono alcune eccezioni, la maggior parte delle norme riguardano le donne, cioè riguardano la messa in scena di questo potere e sui corpi delle donne che fungono da cartellino del prezzo, da vetrina da esposizione. Andiamo avanti. C'è un'altra, diciamo, eh, a, a proposito di uomini che vestono con una certa diciamo, ricchezza, guardate qua parliamo sì. di tessuti preziosissimi parliamo di grandi larghezze, ampiezze parliamo di una piccola catena ecco, al collo che ha una dimensione insomma, se vedete la catena ha uno spessore che è circa come 5 dita della mano ecco. è bella larga in modo che ci sia una ricchezza notevole anche di esposizione andiamo avanti e la catena era molto frequente come diciamo così ornamento maschile, doppia catena e così via. Altre cose non posso dire su questa fase di abbigliamento perché è già un po' diversa. Comunque per dire che non è che gli uomini fossero sobri tutti e sempre, ecco, c'è un'altra ragione ecco, dietro a questo, non voglio dire accanimento, ma a questa focalizzazione dell'attenzione sulle donne, proprio come vetrina da esposizione. Andiamo avanti, voglio dire ancora due cose e poi mi dovrò fermare. Prima dicevamo il, eh, diciamo, privilegiare dottori in diritto, in medicina e cavalieri e colpire la categoria diciamo, dei ricchi, arroganti se non erano al governo in quella fase. Se non erano al governo in quella fase, perché se poi erano al governo o non ci sono le leggi suntuarie o vengono molto allargate le maglie. Poi c'è una categoria a parte, sulla quale voglio solo aprire un focus, ma è molto interessante perché servivano queste leggi anche a eh, disciplinare categorie particolari, ad esempio, non so, le donne pubbliche, le meretrici, e come si faceva. O si davano precise norme su cosa potevano mettere e in quale quantità e cosa non mettere, ad esempio che dovevano portare, eh, non so, veli gialli, ci torno a breve. In alcuni casi invece vegli azzurri, oppure potevano portare i cappucci che tutte le altre donne non potevano portare, cioè si davano dei segni, diciamo, proprio al loro caso. Oppure si diceva che a differenza di tutte le altre donne potevano mettere tutto quello che volevano. Che era un buon modo, perché le donne che non erano meretrici si vestissero invece secondo le norme, perché se si mettevano liberamente quello che volevano potevano essere scambiate per meretrici. Ma ci sono anche, dicevamo prima, l'importanza dei colori, anche colori che indicano, ad esempio il giallo, come è abbastanza noto. Spesso alle meretrici viene indicato di portare un velo giallo in testa. Il giallo era indicativamente il colore del segno che doveva distinguere gli ebrei. E qua vedete in cosa consisteva questo segno, in un bollo, in un tondo. E vedete in questa immagine alcuni ebrei che lavorano in un banco o in altri casi fondono materiale prezioso, o comunque raccolgono pegni, hanno questo tondo. Andiamo avanti. Le leggi suntuarie riguardano anche gli ebrei? Ecco, questo è un tema piuttosto interessante. Nel senso che molti ebrei erano medici. Questo è un notissimo codice di Avicenna che riguarda appunto medici ebrei. Allora, quando i medici sono ebrei, possono portare l'abiti, diciamo, di privilegio che vengono concessi ai medici anche se sono ebrei? Devono portare il segno di distinzione? Come ci si regola? È in gran parte un tema aperto, molto interessante, ma in gran parte ancora aperto. Una cosa però è certa, che gli ebrei non erano tutti uguali e che medici e banchieri Avevano un certo tipo di trattamento, tutti gli altri un altro tipo. E diciamo questo proprio perché c'è una legge suntuaria del 1474 bolognese, nella quale all'interno sono previsti anche gli ebrei, fatto molto raro. In genere le leggi suntuarie riguardano solo i cristiani, va da sé, non viene nemmeno dichiarato. In quel caso invece sono previsti gli ebrei. Ebbene, in quel caso in cui sono previsti, vengono divisi in banchieri e tutti gli altri e vengono equiparati alle due categorie più basse della società cittadina. Non mi posso soffermare a lungo, però è un tema molto interessante perché apre tutta una finestra se gli ebrei erano cittadini come gli altri oppure no e se lo erano come erano trattati e come riguardava. Loro se li riguardava il tema del disciplinamento delle vesti. In molti casi forse non li riguardava, tanto che è la stessa comunità ebraica a prevedere leggi suntuarie per gli ebrei, perché anche loro fossero disciplinati e perché non ci fosse troppo lusso addosso ai più ricchi ebrei, che avrebbero attirato le invidie e le ire della società cristiana. Voi capite che c'è anche questo tema dietro le leggi sottuarie, cioè il dialogo fra diversi, come fare a tenere insieme una società in cui gli ebrei sono presenti e sono voluti perché sono chiamati a condurre il piccolo prestito su pegno. Ma bisogna stare attenti a conservare questa relazione senza che si suscitino, suscitino delle, diciamo così, delle reazioni troppo negative. E quindi bisogna misurare gli interventi, misurare la parola chiave in questa storia. Andiamo avanti e mi avvio a concludere, Adesso ovviamente se ne sarebbero infinite di cose da dire. Nell'altra immagine che segue abbiamo cercato un po' di indicare i temi, poi, se capiterà, ecco, si vede bene come è il segno, questo tondo giallo. Su un abito, come vedete, molto ricco, molto bello. E questo tondo giallo. È verosimilmente su un abito probabilmente di un dottore, vedete che ha questo ricco capo rosso, ampio, con ampio panneggi come quelli che abbiamo visto nei dottori prima, perché sappiamo che i dottori in medicina erano frequenti nelle città. Il medico del Papa è stato fino a poco tempo fa, adesso non lo so chi è, cioè l'archiatra pontificio, spessissimo era un ebreo, perché erano medici preparati come gli altri, ma diciamo che più che mai attenti a non sbagliare. Perché se un medico ebreo non riesce a guarire il Papa, subito si dirà: Ah, ma quello ha fatto di tutto perché non guarisse, perché è cristiano, per carità, deve essere attento più che mai. Altra immagine che voglio mostrarvi e ci riporta di nuovo a questo tema: che spesso erano ricchi. Questa è una cerimonia nuziale di ambiente ebraico. Ma questi sono vestiti alla moda, come i cristiani, ovviamente. Guardate la magnificenza, guardate quella donna vestita di rosa guardando l'immagine sulla destra. Vedete che le esce la mano da una manica bordeaux, da questa grande fenditura che è l'uscita, diciamo, della sua mano. Ma vedete in fondo, sotto a questa fenditura, quella specie di foro, era la seconda uscita della manica. Se lei ritira il braccio da lì e infila la sua mano dentro a quel foro, tutta la veste si solleva con un effetto mongolfiera straordinario. Quindi parliamo anche di abiti che sono sartorialmente molto curiosi, importanti, interessanti: di un tessuto il rosato tutto doppiato di pelliccia. Vi prego di notare le calze dell'uomo di due diversi colori cioè, quindi c'è anche un'abilità sartoriale un lavoro degli artigiani straordinario quindi questa legislazione e questo tema mostra anche questo il lavoro degli artigiani quindi cominciamo a vedere che si vede il progetto di governo si vedono le ragioni economiche si vede la necessità della multa che fra l'altro prevedeva la denuncia dei cittadini e la denuncia veniva premiata Osservo sommessamente che il tema della denuncia è di grandissima attualità. Se voi sentite schiamazzare nell'appartamento accanto, dovete telefonare e denunciare, perché questo forse salverà dal contagio. Guardate che il tema in questi termini non si poneva così anche soltanto due anni fa. Quindi sono cambiate anche le nostre sensibilità sul tema della denuncia, che da qualcosa di visto male, perché Dio mio, ma perché io devo denunciare, ma che ci pensi lo Stato, si è arrivati a capire che la denuncia deve essere un tema che riguarda tutti perché tutti siamo lo Stato cioè questa è una grande occasione per riflettere anche su questo tema, quella proprio della nostra condizione attuale. Bene, le leggi suntuarie prevedevano regolarmente la denuncia e la pagavano, parte della multa andava a chi denunciava, dopo aver ovviamente controllato che fosse tutto vero. Quindi parlano anche di queste e poi parlano dei rapporti fra le persone, le leggi suntuarie, dei premiati e dei marginalizzati parlano di categorie che si cercavano di contenere, parlano di mode, di colori, di gusti, di abilità sartoriali. E incredibile, ma è vero, parlano anche di sentimenti. Andiamo a vedere le ultime due immagini. Quella che vedete adesso è la copertina, è il testo di una di queste registrazioni degli oggetti bollati, denunciati, quella di Bologna erano spariti questi documenti sapevamo che esistevano non riuscivamo a trovarli alla fine li abbiamo trovati cioè sono stati vent'anni pieni anche di ricerche non sempre felici ma spesso felici li abbiamo trovati e li abbiamo abbiamo fatto una piccola edizione si chiama belle vesti dure leggi abbiamo fatto una mostra perché una persona ha cercato leggendo le descrizioni e confrontandole con l'iconografia di fare dei veri falsi cioè di capire come potevano essere quelle vesti che vengono denunciate, seguendo esattamente la descrizione e andando a pescare nell'iconografia. Bene, fra quelle vesti che vengono denunciate e quelle denunce, andiamo a vedere la prossima immagine che è l'ultima. Perché la prossima immagine che è l'ultima è un tentativo di capire com'era la veste di questa domina Francesca. E nel cercare di capire come era la veste di questa donna Francesca, metto in latino e poi ovviamente lì c'è anche l'italiano la denuncia. E sentirete com'è straordinaria questa denuncia. Dice che questa donna Francesca, che era moglie di questo Giacomo de Sanudis, notario dei signori dei difensori delle arti, che di una figura molto elevata, un notaio, quindi un uomo che godeva di certamente di privilegi, questa donna ha presentato. Eh, e sentite come viene detto: ex dilezione quam gerite dicte sui uxori, ha presentato una veste che è un segno dell'affetto che, evidentemente, il marito aveva per lei. Questa dilezione, una veste che rappresenta il sentimento di quest'uomo che amava tanto questa donna che dice: Ma ti farò una veste da regina. Vi ricordate il presidente Leone che dice alla bellissima sua moglie Vittoria: Ti farò regina? Ecco. Le dà eh, come segno di affetto questa veste bellissima che è tutta fatta a torli. Che noi non sappiamo bene cosa sono, ma riteniamo che siano una specie di cannoli, pieghe a cannone tonde a cilindro e ad onde. Vedete che abbiamo cercato di riprodurre questo movimento delle onde di velluto, di rosso di grana, di questo rosso intensissimo, con delle foglie d'oro miste allo scarlatto, quindi toni diversi di rosso. C'è il rosso di grana, c'è lo scarlatto, ci sono le foglie d'oro, ci sono le pieghe a cilindro e poi ci sono il motivo a onde, tutto in quella veste. Cerchiamo di immaginarla, ma non ci riusciremo mai. E c'è scritto che davanti a una veste del genere il notaio registratore, eh, cosa le dice? Ma vai e naviga! Cioè, è talmente impressionato che è come se dicesse: Ma vai! e dice che licenza abbia questa donna di navigare in questa sua veste per queste onde spinta da venti prosperi. Quindi si vede la stupefazione del notaio che dice: eh, Vai, naviga, ma si coglie anche il sentimento del marito che ha voluto in questa maniera omaggiare in un certo senso la moglie. Beh, insomma, dietro a queste aride leggi, c'è anche questo, c'è anche il sentimento. Mi fermo qui, grazie.